Gianluca Galassi, vincere a Modena è sempre un po' particolare, ma vincere è particolare. È particolare, difficile, tanto difficile e bello, no? Questo palazzetto è sempre qualcosa di speciale e quindi è sempre bello, no? Entrare, fare la rifinitura al mattino, allenarsi, giocare poi la partita davanti a questo pubblico, è sempre qualcosa di speciale, di particolare. Poi merito a noi oggi perché siamo stati veramente bravi in molti frangenti a tenere alta l'intensità, e a parte Perugia che però trovo comunque delle cose positive, è stato un grandissimo inizio, adesso veramente dobbiamo continuare a divertirci così e andare così con questa intensità. L'avevate studiata così questa partita? Avevamo studiato Modena come facciamo con le altre squadre e sapevamo che era difficile giocare qua e quindi che magari dovevamo metterci qualcosina in più. Poi è sempre strano, poi l'anno scorso se non ricordo male qua eravamo avanti 2-0, abbiamo perso 3-2 o una cosa così, comunque Modena veniva da due partite in cui era sotto e poi è arrivato, avevamo fatto 3-2. Sappiamo quanto sono una squadra di combattenti e sappiamo quanto dobbiamo essere bravi magari nel terzo set a non lasciarli nemmeno un centimetro per iniziare a giocare. Qual è il target di Monza di quest'anno? Non ce lo siamo messi, credo che non ce lo metteremo. L'anno scorso secondo me abbiamo fatto una regular season altalenante e quindi quest'anno ci siamo parlati tra di noi, abbiamo detto di pensare una partita alla volta e poi alla fine vedremo dove siamo arrivati. È stata un'estate lunghissima, si parla sempre di voi atleti che venite spremuti, tu come stai? Io sto bene, no, non mi lamento, sono stanco, stiamo lavorando molto bene a Monza per il mio rientro graduale, no? Diciamo, perché è normale che da subito non posso essere al 100%, ma io lo so, loro lo sanno e sicuramente arriverà un momento che tornerò in forma come magari quest'estate.